Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi finiremo il mercato e giocheremo probabilmente la partita col Mainz. Sì, così potremo allenare anche un po' i giocatori. Vediamo se arriva qualche offerta. Noi comunque siamo a posto come squadra. L'unica che mi preoccupa un po' è Rigo. Chiaro. Vediamo un po'. Così è solo per. Gaston Veron. 23 anni. Sembra buono. Vediamo se viene in prestito. No. $690.000. Non sappiamo quanto vale, ma sì, boh. Ma sì, facciamo sta pazzia. Facciamo sta pazzia. Ecco, appunto, non si sa quanto prende di stipendio, però. Cruciale. Facciamo almeno 3 anni. Ok, nessuna clausola, perfetto, offrite voi 5-8, bah, 60 di ingaggio, dopo 20 gol, 240. Allora facciamo così, controfferta, 50 di ingaggio, avanzo. Modifica bonus dopo 20 gol 200. Ok, abbiamo preso Veron. Abbiamo preso Veron. Quinola costa troppo. Quinola costa troppo. Allora a sto punto proverei anche Sherwin Seedorf. Ha 26 anni. Quanti soldi abbiamo ancora? 6 milioni e 94.000 di stipendio. Io andrei avanti, un'ora di contratto qua di. Ok, allora. Andrei a vedere quanto costa Seedorf. Non c'è scritto. Tiro da fuori di Blatore. Tutto per il prestito, niente. Prova a comprarlo, 1.200.000. Sì. Anche perché clausola a sinistra andremo a prendere. A mettere al posto di Costly. Non sarebbe male. Allora, 26 anni, cruciale. 2 anni. Accetto.
Vuoi sapere quanto mi costi, però la clausola accetta. Vabbè. Allora, facciamo così, va. Rimuovi bonus, modifica, facciamo 6 e 40. Dai. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Allora, prima di tutto. Allora, la provetta va via. Sedolf. Veron. Ok. Vediamo poi se farlo, se farli debuttare subito o no. Mi ha comprato Sedolf e Veron. Niente male. Però non arrivano offerte, quello è il problema. Che noi dobbiamo vendere qualcuno. Interesse per Uber 5 milioni e 7. Non ce la facciamo. 5 milioni e 7 sono troppi. Che abbiamo? Mettiamo fine stagione, ok. Badly. Ok, Day. Va bene, Müller. Arant. Müller ha 30 anni. Beltran. Unico trazione adesso, tra l'altro. Costa di Christensen. Rigo, Irving. Kowalski, Conte, Osei. Ma io Osei e Seiningen andrei via. Ma sì. Anche Steining. Mosh ha 31 anni, ma pure Mosh. Poi se abbiamo arrivato a Seedorf, che è sinistro-destro, e Berle, Scheid, Jackal, Veron, e questo via. Senza pensarci troppo. Magdeburgo compra Seedorf. Ma neanche un'offerta. Nonna, fate pena, oh. Interrompi un attimo. E vai avanti con la simulazione. E dai. Vedo quanto mensile della squadra. Marco Boom. Ah sì, attaccante, ma è troppo giovane ancora. Stengar, ma
problema non sono arrivato offerta. Allora, adesso continuo con questi. Intanto vediamo come sono i due nuovi. È cambiata la panoramica obiettivi, mi sa. Allora, andiamo un po'. Interesse per Barbier, mica 61 milioni. Allora, Bundesliga lotta per la promozione. Ok, mantiene striscia positiva 85% dei spettatori in 5 partite consecutive. Aumenta il numero di abbonati. Ingaggio un giovane alla prima squadra, ok. Mantieni. Ingaggio un giovane in prima squadra alla stessa stagione in cui sono stati eseguiti. Schierali per 5 partite all'inizio in gara in corso. Ho capito, ma gli osservatori dormono. Cerchiamone ancora uno. Scarsi. Allora, non è che fanno grossi progressi. Veramente messi su. Allora, Baudry, Roche, questa dove l'ho trovato? Portiere, ingaggio, Moriau, no. Charpentier, no. Le Croix, no. Angel, Angel, no. Morsch, vediamo un po'. Mi sembra, quindi spero che non mi andare in panchina contro la squadra Mainz. Ci penserò. A parola. Allora, io direi di fare il debutto dei nuovi. Allora, Seedorf alla sinistra o alla destra? Lo proviamo a sinistra. Conte va a riposarsi un po'. No, aspetta però. Lasciamo fuori Costly. Morsch, diamogli fiducia e al posto di Shahed proviamo Veron. Non è che sia velocissimo però, eh. Proviamo. Vediamo un po' come sono sui nuovi giocatori. Per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo Già sia che piove. bellissimo. Piove ci manda, Stefano, ma vediamo un attimino il cambiamento, probabilmente fanno il cambiare canale. Giornata di campionato che sta per concludersi, match da non perdere. No, ho sbagliato. Adesso un momento di speriamo, Però Seedorf sembra già veloce, perché eh. sicuramente il gol è molto, dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre.
obiettivi della formazione padrona di casa. Il loro avvio di stagione autorizza a pensare positivo, ma anche la formazione, anche se ci sarà da lottare. Dai Dei, bravo Dei. Dai Dei. Mamma mia, Seedorf, che personalità. Sono convinto che potrà rivelarsi utile a questa squadra, qualità importanti ed è stato preso per questo, tra i compagni con la mano, può fare tutto da solo. Bello. È uno specialista di questo inserimento. Bello. Ma no, perché di qua? Bravo, però. Infortunio per bel bel. Ci sono metri a disposizione. Alla lunga sul secondo palo. Finisce. Bello. C'è il lancio sulla fascia. Bravo Seedorf. Rigo. Grande Rigo. No, Veron. Abbiamo condotto il contropiede in maniera perfetta, è mancato l'acuto finale. Poteva e doveva sfruttare meglio il cross del suo compagno, invece l'ha sprecato, senza trovare la palla. Questo cross meritava miglior sorte di Abruzzi. Invece non è riuscito a inquadrare il bersaglio. Bello. Bello, vai Irving. Ande Irving. Brutto però. Non era così brutto il padre. Almeno da quello che mi ricordo. Cercano col tiki taka. Bravo Dei. Ancora Rigo. Dai Veron, un gol vogliamo. Oh. Oh, che cuore. Bello. Yeah, Irving di nuovo. Monos è morto. Monos è già morto. Vediamo un po' bel bel come sta. Ma si è ripreso.
Allora, con te, iniziamo con te. Sotto la pioggia, pronti per il calcio d'inizio del secondo tempo. Sì. E Seedorf. Beh, veloce, veloce. Veloce, veloce. Potrebbe essere anche fallo quello. Grande day. Grande Irving, no. A metri davanti a sé, attenzione. Bel bello. No. Bravo. Bello. Bello. Ma di qua non c'è nessuno. Ma Irving? No. Sì. Bello. Mia. Dai. Bello. No, che schifo il tiro. Shahed Seedorf. Scusa, può fare anche l'esterno Shahed. Esterno destro. Siamo felici a Verona. Bisogna arrivare a FIFA 21 così cambio i moduli. Dai Verona. Oh. Potenza tiro devastante però. No. Troppo. Quasi, eh. Ha letto bene l'azione sulla proiettoria del passaggio. No, vabbè, è bella che si fa fregare così. Si lasciava, andava.
Linetti, ma è nostro. Linetti. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a giocare. 5 minuti, Pier, separano le due squadre dal 90. Grazie, grazie Matteo. Fernandez. Ancora un passaggio per. Ecco Vaschi che ancora non si è fatto vedere. Bravo. Kowalski, Kowalski, oh! Oh! Sotto la pioggia, 3-0. 3-0 sotto la pioggia. Quasi quasi non ci credo. Verón debutto col gol. Gaston Verón. Irving fenomenale oggi, era ovunque Irving, no, tutti gli altri vanno bene, anche Molce 6-6, vabbè, o Molce vecchio. Lo tengo lì come sostituto. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Mi faccio ambientarsi una nuova squadra. Verón è un mago. Abbiamo i giocatori giusti. Beh, ora con Verón potremmo pensare a un attacco a due. Sezione autorevole. Beh, un tempo ha fatto. Si potrebbe pensare a un attacco a due adesso che c'è Verón. Verón con quarto posizionamento per Osei. Al allo Schanzer in Gostad. Ah sì, vai, divertiti. Sento peggio quando ha proprio di nuovo il mercato poi. Questo West Bromwich Albion hanno offerto 4-3-2, no, arriviamo a 4, arriviamo a 4, facciamoci un po' di soldini. Allora, quattro. Tre, quattro. Facciamo 3-5. E 5% sulla rivendita. Ok, perfetto. Allora, ora dunque arriviamo alla partita con il Monaco. Offerta per la nazionale Perù. Ma che Perù? Dai, è bella, ma possiamo stare. Allora, arriviamo alla partita con... Ok, col Monaco. Ora. Abbiamo.
L'unico è il portiere che possiamo promuovere. Promuovi in prima squadra. Andiamo a vedere. Un giovane in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati eseguiti. Schierati per 5 partite dall'inizio. Beh, come terzo portiere andrebbe bene questo. Rocher, 17 anni. Vabbè, poi vediamo. Niente, per oggi ci fermiamo qua. Nella prossima giocheremo col Monaco e con l'Hannover in classifica. Siamo lì perché il Bochum ha già giocato. Il Monaco è a meno 2 da noi. Se lo battiamo è già un sollievo. Il Mainz, che era lì, l'abbiamo battuto. Per ora siamo imbattuti. Speriamo che non sia proprio col Monaco a rompere la striscia. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e forza Magdeburgo.